News da mybestlife.com. Ricerca: bloccare linfiammazione per fermare il cancro. Vi è una correlazione intima e complessa tra infiammazione e cancro ed è noto che il tumore alimenta l'infiammazione per vivere e svilupparsi. Un nuovo studio pubblicato da Cell Press sul numero di giugno 2011 identifica una singola proteina necessaria in questo processo. Nella ricerca la dottoressa Judith Barner della University of California San Diego e dei suoi colleghi hanno studiato i meccanismi che controllano la crescita del tumore e l'infiammazione, cercando i segnali molecolari comunemente attivati da segnali chimici di origine tumorale. Inaspettatamente si è scoperto che un singolo enzima chiamato PI3 chinase gamma rappresentava il punto di convergenza per una vasta gamma di comunicazioni coinvolte nel controllo dello sviluppo sia del tumore che dell'infiammazione. Molteplici esperimenti con cellule di topo ed umane hanno dimostrato che, interrompendo l'enzima, si preveniva l'invasione delle cellule infiammatorie nel tumore. Nei topi a cui mancava l'enzima, il tumore si sviluppava più lentamente e non si avevano metastasi, anche se le cellule tumorali non avevano espresso questo enzima e gli inibitori non avevano effetto diretto sulle cellule tumorali. Gli inibitori dell'enzima PI3 chinasi gamma interferivano indirettamente con la progressione del cancro, prevenendo l'infiammazione. Ciò è importante perché, non influenzando direttamente le cellule tumorali, è probabile che non si sviluppi resistenza agli inibitori di PI3 chinasi gamma. La scoperta può rappresentare, secondo la dottoressa Varner, il punto di partenza per la messa a punto di farmaci relativamente non tossici che sopprimano la malignità dei tumori. Per saperne di più, www.mybestlife.com.